everybody, we are the Miracle Workers, and today we will take you with us on this fantastic adventure. Today we'll interview the president of the province of Potenza and some engineers engaged in the requalification of the prefect's villa. Follow me. Music licensing reimagined. The objective of this project is to enhance the conditions and standards for the management and use of environmental assets. This project aims to redevelop the prefect's villa, turning it into both a public garden and a significant gathering spot for young people. They can utilize the renovated area for various activities and leisure. Volevo chiedere se si è pensato a un'attività di gestione istituzionale e comunitaria appunto della villa. L'idea chiaramente è quella di, dal momento che riconsegneremo, dicevo prima, alla comunità un'area, è chiaro che con molta probabilità cercheremo di coinvolgere anche quelle che sono le formazioni sociali del nostro territorio, la comunità vera, la comunità di... Ritiene che le risorse europee possano contribuire in maniera rilevante allo sviluppo. Le risorse europee possono contribuire in maniera rilevante allo sviluppo della comunità. Assolutamente sì, dicevo prima, no? Proprio l'esempio del PNRR. Le risorse europee devono essere un'opportunità soprattutto per le regioni del sud. Al contrario, dobbiamo utilizzare le risorse europee per recuperare, tanto sotto l'aspetto dei servizi, sotto l'aspetto infrastrutturale, meno sotto l'aspetto intellettuale. Sono curioso di sapere com'è effettivamente lo stato dei lavori, il termine previsto e le eventuali difficoltà riscontrate, e se potrebbe anche elencarci le soluzioni che avete adottato al fine di affrontarle. Le difficoltà e quindi sul PNRR, prima la durata del PNRR era un anno, erano 365 giorni, dobbiamo completare gli interventi necessariamente entro fine 2024. Le difficoltà diciamo sono molteplici. La prima è proprio la conformazione della villa, perché è una villa, un giardino verticale, si sviluppa diciamo in una maniera pendente e ovviamente i mezzi da cantiere hanno difficoltà ad arrivare. Abbiamo trovato le radici degli alberi, ora le radici non si possono toccare in fase di esecuzione, quindi abbiamo dovuto ogni volta avere un tecnico, un dottore agronomo che sorvegliasse le fasi di esecuzione. A volte abbiamo dovuto tagliare le radici con le forbici. Volevo chiederle, perché abbiamo detto che ci sono state delle collaborazioni tra diversi enti, se è giudica positiva questa collaborazione. Finanziamento è nato con un partenariato tra la provincia, il comune e la sovrintendenza. Chiaramente anche la regione, perché ha concorso al finanziamento. Questa collaborazione è positiva perché chiaramente ognuno esprime la provincia perché era proprietaria di un bene, ma non ha le competenze per fare i giardini, perché questa è una competenza dei comuni. Il comune perché ha le competenze, ma la villa non era la sua, quindi non poteva intervenire. La regione perché passava attraverso la regione questi fondi. La sovrintendenza perché abbiamo coinvolto subito la sovrintendenza, perché ha competenza nel dire se è una cosa che fa. Here is the end of our exploration experience. During this experience we had a lot of fun and we hope you enjoyed coming with us.